Tante difficoltà, ne vale la pena continuare in questo modo? Ma guardi, io credo che non ne valga la pena. Avevo anche segnalato all'inizio, a fine stagione dell'anno scorso, anche prenderci un anno sabbatico, perché credo che queste cose già si prevedevano. Serviva anche uno a non far spendere tanti soldi ai presidenti, alle società, in un momento di crisi dove il mondo imprenditoriale credo che stia patendo tantissimo. E quindi anche, diciamo, credo che non sia neanche etico dal punto di vista imprenditoriale buttare questi soldi, diciamo, senza avere un tornaconto, ma non economico. Avere il pubblico allo stadio significa anche dare una carica. Insomma, io delle volte ho delle crisi esistenziali, mi chiedo per chi giochiamo.